Lei ha detto che chiederete al PD di cambiare il candidato per... Chiederemo al PD di cambiare linea, di invitare, di convincere il suo candidato, per il quale abbiamo espresso sincero apprezzamento per la persona, di evitare di chiudersi in uno steccato limitato dell'estremismo e del rifiuto del rapporto con i partiti. Ma rifiuta anche il PD? O lo usa fino alle elezioni, salvo poi ringraziare e metterlo fuori dai piedi? Col PD abbiamo parlato di larghe intese, e una larga intesa la realizziamo anche nel governo della regione, con qualche risultato non secondario. Oggi è la volta del successo del Click Day. Ieri o avantieri abbiamo acquisito, senza essere gestori, la Siremar, che costituirà una grande opportunità per i lavoratori, anche dei cantieri e per la Sicilia, oltre che per Palermo. Rimoduliamo i fondi strutturali, orientandoli verso quattro settori e non 440, e non perdiamo un euro per quanto riguarda i fondi strutturali. Insomma, sono i frutti di un lavoro comune che intendiamo continuare col PD. Ecco perché gli chiediamo, come dire, di impedire che questa grande alleanza, come dire, possa avere l'indebolimento che eventualmente una candidatura che si chiude in se stessa determinerebbe. Si consolida dunque l'ipotesi commissariamento al Comune di Palermo. Guarda, ho letto qualcosa della relazione ispettiva, onestamente credo che sia, ecco, previsto e prevedibile, me lo dicono i miei amici consiglieri comunali, che Cammarata si dimette. In questo caso noi nomineremo un commissario che sia all'altezza della sfida, un uomo che, o una donna, che pure per i pochi mesi che ha dinanzi potrà fare ordine e soprattutto chiarezza, e mettere il sindaco che verrà dinanzi a dati certi e quindi, come dire, anche dotato di un programma di priorità, di progetti che consentano di fare uscire Palermo dalla condizione di drammatica difficoltà in cui vive.